siamo partiti. Per i miei sì, così ho un mal di schiena, sì, io e Paolo, no, ragazzi. Sì, vabbè. Sembriamo due pedalieri. Siamo diversamente giovani. No, 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 vabbè. Siete normalmente vecchi. Fangulo. Tagliato fuori Matteo Aglio, ragazzi. Via, via. Deve trovare un altro giornale. Allora, vabbè, partiamo subito con quello che è successo oggi, dai. Dai, con quello che è successo oggi, cioè con la classifica, c'è stato il turno di prove. Con, che ha dato i primi 10 posti per entrare in Q2, gli altri due saranno assegnati domani mattina. Un grande Francesco Bagnaia con primo tempo, record, nuovo record della pista, 1:31.340, una forma pazzesca, e usando una sola gomma morbida, perché poi non ha voluto tirare altri, quindi è rientrato. Non è una sorpresa l'Aprilia che qua vada forte, no, e con Vignales veramente vicino, 65 millesimi da Pecco. Poi un altro pilota che era un po', aveva partito in sordina, ma è andato forte qua, soprattutto il giro secco, è Alex Marquez, però sì, qua si prendono già 3 decimi. E poi un Aleix Espargaró quarto, che però è caduto a fine turno, ha già fatto tutti gli esami medici in circuito, sono state escluse fratture e gravi danni, però insomma ha preso un brutto design, perché poi la moto si è intraversata, l'ha scaricato dall'altra parte, quelle brutte cadute. Sì. Quinto Jorge Martin davanti a Marc Márquez, che ha avuto qualche problema in più il pomeriggio rispetto al mattino. Sì, lui sa perché. Lui ha fatto detto, anche una mossa che non mi è piaciuta con Di Gian Antonio, poi ne parliamo. Quella quando si è attaccato? Poi ne parliamo. Ok. Poi KTM, questa volta la KTM buona è di nuovo quella di Binder, che è l'unico della casa austriaca in Q2 col settimo tempo davanti al Tuono Bastianini, che è caduto. Ah, stava andando finale. Forte. Stava andando forte, caduto sul finale. Un ottimo Raul Fernandez con ancora l'Aprilia. Questi saranno gli ultimi due Gran Premi che farà. Forse Rivo l'aveva visto anche abbastanza bene. Aveva visto bene. Giusto. E poi un Franco Morbidelli che si è preso un posto in l'ultimo posto in Q2, un po' sul filo, un filo di lana. C'è una bella battaglia dopo. Sì, mentre non ci sono riusciti Fabio Quartararo. Qua Yamaha stava usando il motore nuovo, tra l'altro. Sì. Però ne hanno solo uno, sia Rins che Quartararo, quindi devono usare solo una moto per forza di cose. Marco Bezzecchi, che l'altro anno era andato fortissimo e non si trova proprio agli stessi moto, problemi di tutte le piste, mentre Fabio Di Gian Antonio in verità è andato molto forte, ma ha avuto un problema tecnico sul finale del turno che l'ha un po' rallentato. 14esimo Rins, 15esimo Pedro Acosta, che un po' è sempre un debuttante, anche se ma ce lo dimentichiamo, poi no? ha detto peraltro che questa qua è una pista molto stretta, insomma è difficile da interpretare, deve dare credito. 16esimo Miguel Oliveira con un'altra piglia 2.94, invece lui sta facendo male. Sempre più crisi, Davanti a Zarco, Miller, e poi arriviamo a Nakagami, Lorenzo Savadori, che aveva un codone anche strano, ma ha detto che non poteva parlarne neanche sotto tortura, sennò il Besiano lo metteva in un pilone annuale. Poi Augusto Fernandez e ultimi Joan Mir e Luca Marini. Ma io, a parte questo, cioè, peccato la caduta di Bastianini, perché era, poteva fare nei primi 3 o 4. Comunque, ma no, oggi l'importante è in forma, no, ma sta bene. Io ho visto 2 cose che non mi sono piaciute. La prima è quella di Martin, quando anch'io ho dato. Che Miller l'ha sfiorato, ecco, a verso anche là. Io francamente non ce l'ho con nessuno, io parlo adesso a livello regolare. Ma visto che sono stati penalizzati altri piloti in passato, io una sanzione. Io una sanzione me la sarei aspettata, allora, io ti onestamente. Dico, adesso. A oggi non è ancora arrivato niente. Adesso noi siamo il 17:44, noi abbiamo l'app della FIM che ci avverte in non tempo reale. E però non posso dire che siete d'accordo con me. Gli è sfuggita. Sì, ma capito, l'hanno sanzionati altre volte. Sanzionato Bagnaia per una cosa anche meno grave, non capisco perché. L'altra non mi è piaciuto il tuo Marquez, tra virgolette, no? Nel senso che quando anch'io ho dato, era con Di Gian Antonio, un giro gli è stato dietro, Gian Antonio è un po' rallentato, lui non l'ha mai voluto passare. Ha fatto girare i maroni di Antonio, che è rientrato dentro, se non sbaglio, quel giro lì. Sì, lì non l'ha nemmeno fatto. Non si vede. Abbiamo ancora parlato, non ho capito se è stato per un problema o se è stato perché parlavano di un problema tecnico anche. Però comunque ci sta, ci mancherebbe altro. Però insomma, sono cose che non piacciono vedere sul campo di gara, Paolo. Per il resto abbiamo, come dicevi te, giusto una Aprilia che qua va molto forte. È un Bagnaia che secondo me fa la differenza. Oggi ha fatto la differenza. No, su questa pista, va fortissimo. È il Marquez del mattino. Sì, infatti Marc ha detto 2 passi avanti a tutti. Perché? Perché lui è comunque in quel momento buono. Lui arriva
da due vittorie consecutive. L'altro anno qua ha vinto, ma anche l'anno prima, è una pista che gli piace e tutto in grana. Comunque c'è sottolineare che è sempre un dominio Aprilia, al di là di Vignales, un dominio Ducati. Sì, al di là della Aprilia che qua ambi circuito. Mark non era così distante, questo pomeriggio ha faticato di più, però non era così distante. Però è ancora un anno che non c'entra a fare, ragazzi. Dal prossimo speriamo che Ribaltone cambi qualcosa, perché vedremo, ora non so quanti si giocheranno a Mondiale, saranno 1, 2, 3, 4, 5. È un po' presto per dirlo, lo sapremo probabilmente. Però sai, queste due gare qua sono importanti. Assen e Sachsenring, per la pausa estiva sono... uno può... bravo. Anche secondo me dopo Sachsenring possiamo fare un bilancio. Dare in vacanza certo... davanti o sì, dietro. Però fa facciamo la differenza. Un bel bilancio. Secondo me i piloti che vanno in vacanza ci vanno più contenti o meno contenti. Se vanno bene andranno magari alle Maldive. Io se vanno male, ho visto un Martin al di là delle prestazioni di oggi. No, un po' scarico. Scazzato. Un po' scarico. Allora ragazzi, io vi dico una cosa, cioè li ho vissuti quei momenti non come pilota ma anche come manager. No? No, purtroppo no. Però devo dire che sono quelle botte che ti arrivano in testa. Quando... Oggi Martin ha detto, quando sono venuti gli uomini Ducati a domandare come andava la moto, eccetera, io ovviamente gli ho risposto con sincerità le cose, però si capiva che dietro c'era qualcosa che non funzionava. C'era l'astio. Cioè, ma come se già non si sentisse più a casa. Il giocattolo si è rotto, da tutte e due le parti. Da parte di Martin forse anche... più giustamente, non lo so, visto che è un anno che è sempre primo in classifica, tutto sommato, e probabilmente si è rotta anche da parte della Ducati per tutte le dichiarazioni. Cioè, secondo me Martin un errore l'ha fatto quest'anno, non quello di andare in moto bene, quello che per questi ultimi mesi ha sempre buttato lì, io merito, però la meritava tutto sommato. Ma io sono d'accordo con te, non puoi dirgli però no. Noi conosciamo la Ducati e le fabbriche, sì. Non puoi stare sempre a rompere i maroni alle fabbriche, poi rompi qualcosa. Io questo lo dico perché ho lavorato nelle fabbriche. Sì, da quel punto di vista lì, Mark anche oggi, no? Perché gli hanno detto, ma tu qualche novità sulla Ducati, ma c'erano tutti, no? E gli ho detto, sì, è stato molto chiaro, Gigi, già l'altro anno mi fa, guarda che quando, se tu lotterai con le altre Ducati, tu, se io parto un pezzo nuovo per le 23, ce l'avranno tutti le 23. Una cosa diversa è se tu dovessi lottare con una KTM, con una Aprilia per il titolo, assolutamente, allora lì io ti do qualcosa di più. Ma se no, e Mark su questo è molto, dice, molto onesto, molto corretto. No, ma guarda che l'onestà, cioè, di Gigi, l'onestà, certo, di Gigi è, no, però, ci metto la mano sul fuoco, su quello. Ragazzi, lui darà gli stessi pezzi, sì, a Martin, a tutti quanti. Ma a proposito, no, perché ci siamo messi, c'è anche un'altra notizia ufficiale oggi. Beh, Paolo, non so se si vede dove ci siamo messi. Vabbè, ci siamo messi, sì, vediamo se fai il camera, eccolo! Eccolo qua, siamo Pramac, no. Vabbè, oggi 5 anni più 2. Oggi è arrivata l'ufficialità, ma la cosa strana, divertente, è che prima dell'ufficialità io ero durante la FP1 nella pit lane e mi ha arpionato Campinoni. Grazie, e dato, Paolo, che c'è una differenza, credo, di 50 kg, io stavo quasi per fuggire, perché non so cosa cazzo avevo fatto, pensavi volesse menarti. Ho pensato, no, perché appartavo subito, non è, e invece lui è stato molto gentile, molto divertente, e mi ha raccontato un sacco di cose, le leggete sul sito, il contratto di 7 anni, è molto contento, circa più 2, e la cosa diciamo molto interessante è che ha anche un po' svelato quelli che sono gli obiettivi. Certo. Allora, l'obiettivo di Gian Antonio, ne abbiamo già parlato anche Iannone, e ha detto che vuole far fare ieri, vuole far fare un test, farà un test sicuro con, la Yamaha, che però glielo deve far fare la Yamaha, Yamaha, perché, certo, lui lo fa con la Yamaha, ma cioè, è sicuro che lo fa, sì, e lo farà, no? Se state? Secondo Misano? Me prima, secondo me sì. Misano. Secondo, dai, me l'abbiamo, sì, buttata lì così, eh. No, no, non l'hai abbiamo buttata fatto lì. Anche un certo non l'hai buttata anche, lì così. No, no, l'abbiamo buttato perché anche, dai, diamo il merito, anche Riccardo da casa si è informato e tutto. Se lo merita Iannone alla fine, eh. Se... Io dico una cosa, per soffrire con una seconda moto in Superbike, perché dopo una gara la fai bene, ma le altre è difficile, non hai il team ufficiale. Per soffrire il Superbike in quel modo, non è meglio soffrire la MotoGP? Sì, poi bisogna vedere, è sempre il discorso, soffrire, cosa io... Allora, attenzione, soffrire significa, sappiamo da dove arriva, sappiamo quanto è stato, certo, fermo, certo.
soffre da una parte, soffre dall'altra. Però sai, ma qua sei nella MotoGP però. No, però no, Superbike siamo... soffri sul podio. Ora tocca qua lui. Con la Yamaha sul podio tocca lui. Non ci arriva neanche Quartararo. Tocca a lui, sviluppa la moto e magari fa qualche bella gara. Chi lo sa. Tu vuoi che venga qui a None per Elodie? Anche per Elodie. E lo dissi già da te. Questa veramente. Vabbè ragazzi. Allora, vi abbiamo detto un po' di cose. Oggi trovate sul sito anche l'intervista di Carmelo Espeleta, molto bella, che ha smentito, ma in realtà non era uscito nulla di ufficiale, se non a Misano una voce che è stata ovviamente raccolta anche da persone che conosco, che diceva che per avere Liberty Media il via per l'acquisizione di Dorna avrebbe dovuto separare, spacchettare, sacrificare una cosa, la Superbike. Carmelo ha assolutamente smentito, sì, ma magari gliela comprassero. Ma sei sicuro? Sei proprio sicuro? Ma io ti dico che magari gliela comprassero. Ho anche avuto la tentazione di scommettere 1000 euro, 500 per euro. Guarda. Però dato che una volta con te li ho persi 500 euro, basta, allora ho detto anche lui, ormai è il massimo che mi posso permettere. Io molto meno. Secondo me trovo qualcuno che la prende la Superbike, gliela dà domani mattina. Ma infatti a un certo punto è rimasto Paolo in ufficio, secondo me gliela vuole dare. Te lo dico io. Va bene, allora ragazzi, continuate a leggere GP1, abbiamo dato diverse informazioni, bellissima, non bellissima perché l'ho scritta io, ma bellissima per come è nata l'intervista con Paolo Campinotti, che sono passato dalle botte agli abbracci, che insomma mi ha fatto piacere, e ci vediamo domani, ci sentiamo domani su GP1. Arrivo la live prima della partita dell'Italia, verso le 5, poi domani ve lo avrete tutto aiutato. Ciao ragazzi. Ciao.